Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per parlare di quello che è successo domenica con il Teramo che ha pareggiato con il Catania 1-1, ma lo sapete già, di quello che potrebbe o non potrebbe accadere domenica, perché insomma, è notizia arcinota il fatto che per il momento la Lega Pro si ferma in attesa domani di capire dall'incontro tra il presidente Francesco Ghirelli e il ministro dell'economia Roberto Gualtieri se ci saranno degli spiragli per giocare nel fine settimana. Peraltro sarebbe l'ultimo del 2019, tutta la questione che riguarda la defiscalizzazione, poi ne parleremo, anche perché questo pomeriggio in conferenza stampa Tomei ha parlato e ha detto anche cose importanti rispetto allo sciopero proclamato fino a questo momento, però insomma non ci sono ancora comunicati ufficiali proprio perché si attende l'incontro di domani tra Ghirelli e il ministro Gualtieri. Però chiaramente la partita di domenica ci restituisce la fotografia di 19 turni di campionato che il Teramo ha concluso il girone d'andata, l'ha fatto a 25 punti, 6 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte, e faremo un po' una valutazione anche rispetto alle prospettive 2020 che si aprono chiaramente anche con il calciomercato, perché poi sarà tema di discussione. Intanto vi ricordo che potete interagire con noi, il numero lo conoscete, 392-6237060, ritrovo con particolare piacere nei nostri studi Antonio Bedio. Ciao direttore, ben ritrovato. Grazie, buonasera. Sei stato, insomma, chi meglio di te che è stato proprio a Teramo qualche tempo fa, peraltro lo ricorderete tutti, è il dirigente che ha portato a Teramo Costa Ferreira versione 1, adesso c'è il 2.0, so che hai visto in parecchie circostanze il Teramo in questa stagione e faremo con te anche delle valutazioni insieme ai miei compagni di viaggio, Ania Cantagalli, ciao Ania. Buonasera. E Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti. Vediamo la classifica, allora, visto che è già successo domenica, prima che cominciate a scrivere la classifica è sbagliata, sì, la classifica che vedrete è sbagliata, il Teramo è nella parte sinistra e la Casertana è nella parte destra, ve lo dico prima che cominciate a dire la vostra classifica è sbagliata, il Teramo è nella parte sinistra nei playoff, la Casertana è nella parte destra fuori dai playoff, vediamola però. Il problema è che i punti sono comunque 25, non cambia tanto la sostanza. Peraltro poi, visto che ne avevamo parlato già domenica, sono andato a studiarmi perché il sistema mette prima la Casertana e poi il Teramo. Calcola la differenza reti? No, non calcola la differenza reti, calcola la media inglese. La media inglese. E quindi è praticamente, a meno che non cambiamo proprio i risultati delle partite, è immodificabile la media inglese. C'è anche un problema con la classifica di Serie A che vede prima l'Inter e poi la Juve, perché insomma, lì aspettano gli scontri diretti, lo scontro diretto del girone di ritorno. Ecco, per allora, per la Serie A vale in una maniera, per la Serie C per la Serie C invece no. Qui invece parliamo di classifica, qui parliamo invece di media inglese. Comunque Ania, sono le 21.04 e già rischi di espulsione dallo studio, ma detto questo, Antonio, ti aspettavi oggettivamente questa posizione di classifica che è la decima, lo ricordo sempre che è la decima, ti aspettavi questa posizione di classifica del Teramo? Diciamo che per quello, per come era stata costruita la squadra quest'estate e per comunque i programmi, sicuramente il Teramo al decimo posto è il risultato minimo consentito. Sicuramente, come diceva oggi, ho letto l'intervista del presidente su un quotidiano, al Teramo mancano sicuramente dei punti, che per sfortuna o per altre situazioni, magari anche per magari degli infortuni abbastanza eccellenti. Ci sono delle sorprese in questo momento nella zona playoff, alcune squadre come la Vibonese o lo stesso Avellino, con tutti i problemi societari che hanno avuto iniziali. Sicuramente il Teramo dovrebbe stare un po' a sinistra nella classifica, magari intorno al sesto, settimo posto, diciamo, dove ci sono Catanzaro e Catania, ecco.
Sì, infatti secondo me la collocazione ideale del Teramo sarebbe insieme a Catanzaro. Domenica eri al Bonolis, tra poco rivedremo un po' gli highlights di domenica pomeriggio. Che impressione hai avuto dalle due squadre? Che partita ti è sembrata? Primo tempo ci siamo un po' addormentati. Sì, infatti due squadre impaurite. Cosa abbastanza lecita secondo me da parte del Catania per quello che hanno passato negli ultimi giorni, nelle ultime due o tre settimane, cosa che secondo me da parte del Teramo, magari giocando anche in casa con la spinta del pubblico, non me lo sarei tanto aspettato. Poi ogni partita ovviamente fa storia a sé. Io penso che il Teramo non sia ancora non abbia ancora capito i giocatori della loro forza, perché a volte mi sembra che sia una squadra, l'impressione che ho dal di fuori, che giochi un po' col freno a mano tirato. Forse ho anche un po' il timore, perché prima di Teramo Catania erano 5 partite senza vittoria, questo può condizionare. Assolutamente, no, assolutamente. Però anche nell'11 iniziale, no? Vedere magari giocare nel 4-3, largo a destra, Santoro, giusto? Sì. Santoro, che non è, ovviamente non è un estremo d'attacco, dai una mia idea, che dai una mentalità iniziale di attesa più che di andare a prendere la squadra. Però ripeto, magari è stata fatta sta scelta per le situazioni settimanali di alcuni giocatori che non stavano bene. Però la dimostrazione è stata che nel secondo tempo il Teramo è entrato con uno spirito diverso. Sì, decisamente. Ha aggredito la squadra e questo ti fa capire che è proprio una questione che loro stessi a volte non si rendono conto delle loro potenzialità. Quindi è una mancanza forse di completa consapevolezza di quanto può esprimere questa squadra. In questo l'ho vista tante volte e rimango di questa idea, perché anche con la Ternana, quando il Teramo decide di giocare a certi ritmi soprattutto, sì, mette in difficoltà tutti. E allora, Antonio, ti chiedo, per te che sei un dirigente, in questi casi un dirigente come a che cosa pensa come prima probabile soluzione? Vediamo se l'allenatore ha delle contromisure oppure intervengo direttamente io. Che cosa si fa? Bisogna capire, non è facile, perché dal di fuori, non vivendo giornalmente lo spogliatoio e a stare a stretto contatto con i ragazzi, non è facile dare un giudizio. Però non vorrei che magari il troppo star bene a livello organizzativo, a livello societario, possa essere una condizione a volte. Cioè, il giocatore deve stare un po' scomodo. Deve avere qualche problemino. Qualche pungolatura ogni tanto ci qualche vuole. Qualche rottura. Ecco. Sì, se no, allora dipende dalle piazze. Se ci sono delle piazze tipo Bari, la società non deve fare niente. Ci pensa la piazza. La tifoseria. Cittadella, faccio l'esempio di Cittadella. Sì, è chiarissimo. Ci pensa il mio amico direttore Stefano Marchetti, sì, che è uno che sta molto sulla squadra. Dipende dalla piazza. Quindi. Teramo come sarebbe? Teramo secondo me è una piazza, una città straordinaria, ideale per poter lavorare, perché c'è la giusta pressione, non è esasperata, è una piazza civile dove ti permette di andare in giro per la città tranquillamente, quindi sì, non hai il fiato sul collo della tifoseria, è una tifoseria però presente, attenta, competente, non stupida, quindi ci sono tutte le condizioni per lavorare bene. Secondo me, ripeto, non vorrei che magari tanti giocatori poi siano ripresi quest'anno, hanno vinto i campionati negli anni precedenti, anche in piazze un pochettino magari più calde come Costa Ferreira, magari
tornando a Teramo, venendo a Teramo, adesso non vorrei parlare di cose vere, venendo a Teramo, vedendo l'ambiente, inconsciamente, perché non è una cosa che si fa apposta, inconsciamente magari si adagia un attimo. Poi alcune cose le ha dette senza che te lo sapessi Tomei oggi pomeriggio in conferenza stampa, è stato anche abbastanza duro in alcune considerazioni, ma questi spifferi ci sono ancora nei confronti di Tedino? Ma ultimamente, negli ultimi giorni, sinceramente non li ho sentiti. Io mi sono preso però il cosiddetto cazziatone da Francesco e Francesco settimana scorsa, sì, perché non ne sapevo, però... Hai fatto lo gnorri? No. Ok. Vabbè, comunque ci sono stati, probabilmente ci sono un po' ancora. Però allo stesso tempo le recenti parole del presidente Iachini un po', secondo me, vanno a smorzare anche questi spifferi, sì, perché se pubblicamente il presidente ribadisce la fiducia all'allenatore per tutto l'anno, per tutta la stagione, e poi a fine campionato si farà il bilancio, è difficile, insomma, continuare a credere che possa essere davvero a rischio la posizione di la posizione dell'allenatore. Chiaro che bisognerebbe che si verificasse una situazione catastrofica, che ovviamente nessuno si augura, per far sì che la valutazione possa cambiare, ecco, però allo stato attuale non credo che ci siano le condizioni, anche perché e ribadisco quello che tra l'altro ho scritto anche sul giornale. Non credo che Tedino è ovviamente il bersaglio più facile in questo momento, ma non è possibile che una situazione negativa, così come anche le situazioni positive, abbiano un solo responsabile o una sola persona che abbia i meriti. Quindi, di conseguenza, quando le cose non vanno bene, le colpe, tra virgolette, vanno ripartite. Quando le cose vanno bene, i meriti vanno ripartiti. Non è mai solo colpa di uno, non è mai merito soltanto di uno. Di conseguenza non è Tedino il solo responsabile, è anche il responsabile, ma ci sono, ovviamente, c'è un concorso di colpa sempre, tra virgolette, in valutazioni errate, in gestione che magari non è in questo momento al massimo, in tante cose, tanti particolari che magari in questo momento non stanno funzionando al meglio per far sì che il Teramo poi in campo faccia al meglio, perché da come, insomma, mi hanno sempre spiegato e da come ormai purtroppo, per fortuna, da diversi anni ho modo di vedere, la squadra è la risultante di quello che si fa soprattutto fuori, e quindi di conseguenza evidentemente qualcosina in questo momento manca. La fortuna del Teramo è comunque avere gente, professionisti esperti, Iaconi, Federico, Tedino, che potranno risolvere al meglio, anche grazie magari al mercato di gennaio, una situazione che in questo momento ovviamente non era quella preventivata. Certo. Oh, intanto qualcuno ha cominciato anche a scrivere delle lettere di Natale via SMS, qualcuno vorrebbe non solo un difensore, anche il girone B, ma poi lo chiedo anche ad Antonio, però prima a te, Andrea, ma siamo così sicuri che il girone B sia così? Non penso che le cose sarebbero state così tanto diverse, sinceramente, anche perché deve avere quel fuoco dentro che questa squadra ha dimostrato di non avere, e oggi ha parlato Tomei in conferenza, ho trovato dei concetti espressi da lui molto molto corretti. Scusa, nella nostra trasmissione c'è il conflitto di interesse, ci spieghi per quale motivo? Comunque, se ci spieghi per quale motivo, siamo contenti anche di risponderti, se è così. Quindi, dicevo, ho trovato parole molto pertinenti, soprattutto quando lui ha parlato di cattiveria, quell'atteggiamento che manca. E noi su questo aspetto, no, anche domenica abbiamo parlato del fatto che sembra una squadra piatta. E sono perfettamente d'accordo con le parole di Antonio Bedio, io provo a spingermi un po' oltre. Secondo me c'è bisogno che a pungolare i giocatori sia la società e siano i direttori e l'allenatore. Poi il meglio di questa squadra è a centrocampo. Costa Ferreira ha vinto il playoff lo scorso anno e ha centrato una promozione. Bombaggi ha vinto un campionato e quindi promozione. Arrigoni giocava nel Lecce, quindi praticamente due promozioni consecutive.
Lo stesso Magnaghi era a Pordenone, ha vinto un campionato. Florio viene che ha vinto un campionato. Cancellotti ha dei trascorsi in Serie B. Cioè, sono Mungo ha vinto i playoff 2 anni fa e lo scorso anno ha giocato in Serie B, facendo anche discretamente bene, magari si aspettava una chiamata dalla B. Quindi sono giocatori molto bravi, molto forti per la categoria, ma forse anche con la pancia piena. E quindi non mi sorprende che ora si facciano discorsi sulla mancanza di cattiveria, su quella mancanza di ferocia che deve accompagnare le prestazioni sportive e tecniche dei calciatori. E allora, se Teramo è una piazza che può mettere un po' di pressione con il pubblico, però è anche una piazza, come ha detto Antonio, molto civile, a mio avviso è la società che deve pretendere, oltre a trattare bene i giocatori, non solo con lo stipendio ma anche con i viaggi, l'aereo e quant'altro, deve pretendere di più, deve far sentire la voce, deve anche, tra virgolette, incazzarsi con i giocatori per far sentire una presenza di una società che ha voglia e pretende grandi prestazioni da questi calciatori, che altrimenti i migliori di questi, come ho appena detto, hanno anche la pancia piena. Poi voi mi direte, sì, però ad esempio Bombaggi, che gli vuoi dire? Bombaggi probabilmente è il miglior giocatore del Teramo, certo. Però molti di questi giocatori, lo ribadisco, hanno la pancia piena da precedenti stagioni e sono stati chiamati a fare un campionato ambizioso, magari avendo quell'essere satolli che probabilmente non li fa rendere fino in fondo. Non so se può essere uno spunto. Assolutamente. Peraltro, per rispondere prima al telespettatore di prima sulle novità per il fine settimana, no, non sappiamo ancora, ma non per mancanza di informazione, proprio perché l'incontro tra Ghirelli e il ministro Gualtieri ci sarà domani, quindi domani se ne saprà di più. Allo stato attuale l'intenzione è quella di andare, l'intenzione della Lega Pro è quella di andare proprio. Hanno proclamato lo sciopero. Sì, sì. Cioè, in questo momento non si gioca. Non è ancora stato comunicato ufficialmente. È una comunque c'è stato un comunicato Lega, però, dove è stato detto che il 21 e 22 non si gioca. Però allo stato attuale. Poi ascolteremo Tomei. E Antonio, vorrò il tuo parere, perché te che sei stato giocatore poi dirigente, voglio sapere che cosa ne pensi. Vediamo un grafico. Ah, una novità. Sì, una novità. Vediamo un grafico. E cioè, l'andamento del Teramo giornata per giornata e posizione in classifica. Eccole qua, noi le abbiamo chiamate le montagne biancorusse. Sempre per la mia miopia, è fantastico. Allora, no vabbè, quello è per far capire. Poi i loghetti, se non li riconoscete tutti, pazienza, però sappiate che sono giusti. Sono divisi per mesi, per giornate di campionato, al netto del recupero del 9 ottobre con la Sicula Leonzio. È un andamento, diciamo, Antonio, che probabilmente le difficoltà ci sono state, ecco, fino alla partita con la Virtus Francavilla abbiamo visto proprio una veramente le montagne russe. Poi diciamo che la risalita ha portato sì una leggera flessione, però sempre all'interno di quella parte azzurra che sono i playoff. Il problema adesso è mantenerla quella. Io ti dico, facendo il direttore sportivo, comprendo le difficoltà che sono oggettive nella costruzione di una squadra totalmente nuova, 25 giocatori, allenatore, staff tecnico, staff dirigenziale, non è semplice. Quindi i mesi iniziali sono sempre difficili nell'assemblare tutto ciò. Quindi il grafico, guarda caso, è in fase un po' negativa, soprattutto all'inizio. Sì. Io penso che se il Teramo avesse magari non quei 6-7 punti che diceva il presidente oggi, ma stava a pari punti con il Catanzaro, cioè 29, penso che a oggi tutti gli addetti ai lavori e tifosi teramani erano, penso, contenti della situazione di classifica. E poi bisogna fare i complimenti, secondo me, comunque a questa società, perché sta dimostrando di avere un'intelligenza nel saper aspettare l'eventuale crescita della squadra per fare poi
come diceva appunto oggi appunto il presidente, e farle attente valutazioni a fine anno, perché sennò se le valutazioni si facessero dopo 3 mesi o ogni 3 mesi, si farebbe come nel mondo dei dilettanti, no? Quindi non sarebbe una cosa logica. Certo. E invece questa società qua, che secondo me insomma, si sta anche strutturando, potrebbe diventare una realtà importante nel panorama italiano. Ripeto, il grafico corrisponde un attimo all'andamento, ma sono soprattutto le difficoltà di costruire la squadra, sì, che ripetiamo, la squadra è stata che sono quelle di settembre sostanzialmente. Sì, bravo. E poi la squadra non è che al 15 luglio era pronta, la squadra è stata... No, certo. Come sempre si finisce dopo Ferragosto, quindi con le uscite e l'ultima entrata che ci sono state, gli ultimi giocatori, se non sbaglio Costa Ferre è stato uno degli ultimi, sì, se mi ricordo bene, sì, Martignano, sì, è stato uno degli ultimi, quindi... Oh, Aya, torno da te, perché a questo punto però c'è da cambiare un po' marcia. Hai visto, ti aspettavi, ti chiedo, visto che ne hai parlato prima della posizione del tecnico, ti aspettavi che la posizione di Tedino, hai visto quanti tanti messaggi sono arrivati contro l'allenatore? Io devo dire la verità, non sono d'accordo, io sono sul fatto che all'allenatore vada dato tempo di continuare, però qualcosa va cambiato. Avevamo preparato anche una schermata, non la facciamo vedere perché non abbiamo tempo, ma ci saranno da risolvere nel 2020 alcune situazioni, o meglio, mi spiego. L'anno prossimo, al rientro, ammesso che non si giochi col Catanzaro, ci sono tanti ruoli che hanno un ballottaggio. In mezzo al campo gioca Rigoni Oviero, gioca Costa Ferrero Santoro, gioca Soprano Piacentini, gioca Ciancio e gioca Magnaghi. Ecco, probabilmente questo è la cosa più complicata. Ma Mungo dove gioca? Gioca sotto punta o gioca interno? Ecco, secondo me, Mungo, non so se sei d'accordo, questo è il ruolo. La mezzala. In Serie B ha fatto la mezzala, se non ricordo male, quindi non è una posizione insomma fuori dal mondo quella in cui ha giocato anche domenica scorsa. Secondo me nelle gerarchie la squadra che ha in mente Tedino è abbastanza chiara. Chiara nella difesa, a parte il rientro insomma di Soprano, che poi dovrà trovare effettivamente posizione se riuscirà a riguadagnarsi una maglia. Nel centrocampo idem, Costa Ferreira, Arrigoni, Ilari mi sembrano scelte che ha ripetuto spesso e che potrebbe cambiare soltanto quando magari manca uno per squalifica, manca un altro per infortunio, manca oppure uno ha necessità di rifiatare. Però credo che nelle gerarchie abbia abbastanza le idee chiare il tecnico. Il cammino che hai fatto vedere poco fa, secondo me, è anche una conseguenza del fatto che è stato cambiato progetto tattico, perché non è semplice pensare una squadra, almeno secondo me, poi il direttore lo sa sicuramente meglio di me, pensare una squadra con un trequartista, quindi 4-3-1-2 come era nato in estate il Teramo, poi vedere sul campo qualcosa che a Tedino non è piaciuto, perché poi qualcosa lo ha spinto a cambiare e a virare sulle due mezze punte con il centravanti. Quindi qualcosina secondo me si è perso con questo cambiamento. Tu dici lì si è perso tra virgolette tempo, no? Non tempo, la gente si è girata i pollici. Ci sono state delle cose che magari il tecnico o anche i direttori si aspettavano e che poi sul campo effettivamente non hanno dato risposte concrete. Di conseguenza, quando questo si verifica, secondo me un pochino ti condiziona. Non è tanto la conoscenza dei giocatori tra di loro, perché insomma basta frequentarsi tutti i giorni sul campo, allenarsi, non credo che ci voglia tanto poi effettivamente per conoscersi sul campo e fuori, quanto più che altro il fatto di dover ripensare ad un progetto tattico differente, e con il dubbio che poi questo cambiamento effettivamente produca dei risultati tangibili, sì, perché ogni giocatore poi ha delle caratteristiche e quant'altro. Si potrebbe dire, ma quei giocatori prima di prenderli non li conoscevi?
Certo, magari si è immaginato che, adesso faccio un nome, ma una collocazione, faccio un nome, ma, sì, non, ma non perché è Mungo, magari si immaginava che Mungo, ci si immaginava che Mungo potesse rendere di più, effettivamente, però in questo momento sta rendendo magari sotto le attese. Ripeto, non è per Mungo, è soltanto un esempio. Però ci sono tante variabili nella costruzione di una squadra che poi devono trovare con effettiva realizzazione sul campo. Questo cambiamento di progetto tattico, secondo me, un pochino ha guastato qualche piano. Magari non è stato proprio tutto studiato bene, magari poi sul campo certi giocatori non stanno rendendo come magari invece era lecito attendersi con il trequartista. Insomma, qualcosa non è stato proprio... Non si è incastrato tutto, no, perfettamente, esatto, dall'inizio. Non è stato un puzzle perfetto dall'inizio. E quindi questo un po' ha inciso, secondo me, nel lavoro anche quotidiano, nel ripensare Tedino a quello che era quello, le cose migliori, insomma, per far rendere la squadra. E forse sta influendo anche adesso, perché contro la Ternana, come diceva Antonio, ci ricordiamo di un Teramo, insomma, che ha espresso anche a tratti una buona manovra di gioco, sì, un buon possesso. Anche durante quelle quattro vittorie consecutive ci sono stati dei momenti in cui il Teramo ha giocato bene. Sì, sì. Poi non è stato molto prolungato nel tempo, nel corso di una partita, però ci sono stati momenti, 20 minuti, mezz'ora, in cui il Teramo effettivamente ha giocato molto molto bene. Sì, sì. Questa cosa nel corso del tempo si è andata a perdere gradualmente. Io adesso faccio anche un'analisi psicologica, magari una riflessione che non è che è fuori dal mondo, però è una mia riflessione. Non sarà che magari si è andato a perdere per la paura di una tenuta difensiva che effettivamente poi così solida non è? Quindi magari per la paura di prendere gol non si va un po' più avanti con coraggio nel possesso palla e nel cercare di avvicinarsi alla porta? Non lo so. Dici per timore di, per timore, allora, di prendere gol, che magari piuttosto te la lascio la palla. In situazioni magari rivedibili, insomma, con errori in fase difensiva, secondo me più di squadra che individuali, magari per timore, ecco, ci si è andati un po' a chiudere. Però questa è una mia riflessione, ecco, poi non so se può essere vero. Cascina te lo prenderesti, Antonio, per rinforzare l'attacco? Ci scrivono da casa, si è svincolato qualche giorno fa. Se sta, come penso, bello incazzato dopo quello che è successo a Piacenza, sì. Andrea, te lo prenderesti Cascia? Anche qui mi rivedo molto in quello che dice Antonio e ci devo parlare, devo vedere come sta, devo magari informarmi su come è stato dal punto di vista morale negli ultimi tempi e poi fare una scelta. Chiaramente poi ballerebbero anche cifre importanti per l'eventuale contratto, quindi bisogna vedere la fattibilità economica, quello che chiede lui, ma anche cercare referenze non solo su quello che è Cascia, perché tutti sanno chi è Cascia, ma come è stato e quali sono le sue condizioni psicofisiche nell'ultimo periodo e vedere se vale la pena. Certo è un cavallo di quelli che mancano al Teramo, perché quello che dice Agna è giusto, probabilmente negli ultimi tempi c'è anche questo proteggersi un po' di più perché si prendono troppi gol e non c'è grande forza poi offensiva. Tant'è che ad esempio a Vibo il Teramo ha rischiato poco, ha fatto 0-0 contro un grande attacco, sì, domenica 1-1, quindi se uno guarda gli ultimi risultati non è che il Teramo abbia imbarcato acqua. Un gol preso a Bari, un Eurogol, un gol preso contro la Ternana, e ci può stare, la partita sbagliata è quella dei tre gol con la Regina. Però torno al problema che abbiamo evidenziato a inizio stagione: se tu fai un centrocampo di quel tipo, metti tanta qualità, ma poi ti manca chi converte la qualità nel gioco, è un po' un Teramo o spuntato o bello senza anima. Cioè, spuntato nel senso che poi manca chi la butta dentro, non perché manchino le punte di ruolo, però non sono attaccanti che hanno il gol facile, gente che non ha segnato negli ultimi anni, soprattutto l'attaccante di riferimento in questo momento è Magnaghi, che è un centravanti di manovra, ma lo sarebbe anche Cianci. Quindi chi deve convertire in gol? Il migliore da questo punto di vista è Bombaggi, che però ha segnato dei gol da calcio piazzato, quindi su azione la punta che fa gol, il Cascia di turno, manca. E quindi se manca e non converti in gol,
hai paura poi di prenderlo, e quindi nel tempo c'è stata questa involuzione di cui ha parlato Agno. Sono discorsi concatenati cui io aggiungo però quella componente di cattiveria che in buona parte della stagione è mancata a questa squadra. Antonio, che cosa volevi aggiungere sul discorso di Garcia? Sì, poi devo farti una domanda prima di andare in pubblicità. Ha detto la cosa giusta Andrea, perché io spesso cerco di incontrare i giocatori prima di farli firmare, perché a volte già guardando negli occhi capisci tante cose. E io per esempio, essendo della stessa età quasi di Garcia, sono molto amico di Cristian Puggioni, che ha firmato da poco la Vispesa, no? E lui praticamente negli ultimi 6 mesi stava vedendo, valutando se smettere o non smettere. Io lo sento spessissimo, no? Quasi 2 o 3 volte a settimana. Mi ha detto: sai Antonio, c'è ancora il fuoco dentro, non ce la faccio a smettere, mi sento bene, se io lo conosco. Io ho detto: guarda, se sei richiesto, se accetta la chiamata di spesa, o due o tre partite che sta giocando, è sempre migliore in campo, no? E Puggioni non è che dici è uno che ha vinto poco, è uno che economicamente ha bisogno. Certo, certo. Hai capito dove voglio arrivare? È una cosa caratteriale. Al fuoco dentro. Certo. Ecco, non ho sentito l'intervista di Tomei. Cioè, dopo te la faccio sentire. Tomei è uno che già vederlo dalla tribuna lo vedi che c'ha il fuoco dentro. Come ha una personalità empatica importante. Sì. Cioè, comanda da 80 metri. Certo. Però purtroppo quel tipo di giocatori sono rimasti pochi. Oh, riassumo alcuni messaggi che sono arrivati. Maurizio, tra pochissimo andiamo in pubblicità, non preoccuparti, però li devo, visto che ne stiamo parlando di fuoco, di spirito e quant'altro, prendo un po' di messaggi che sono arrivati, li metto insieme. Alcuni dicono: manca un vero e proprio leader a questa squadra, una persona che magari tiri le orecchie, anche, hanno fatto un esempio, non ce ne voglia il ragazzo che non c'entra niente in questo caso, anche a chi come Martignago esce camminando in una partita in cui devi fare veloce, devi abbattere il tempo perché tempo non ce n'è. Per esempio, ho fatto un esempio, mi perdonerà il diretto interessato, ma è solo perché è passato, però è per far capire. Cioè, il fatto che probabilmente sei d'accordo che a questa squadra manchi un giocatore di Tomei, che però ha un ruolo un po' atipico. Antonio Bediolo, da giocatore, cosa avrebbe fatto in quel caso? Ecco, te la metto così. Ho fatto la premessa prima. Purtroppo giocatori di grande spessore, di personalità, soprattutto in C, ce ne sono sempre di meno. Fanno fatica a parlarsi tra di loro. Parlano solamente quasi sempre con il loro cellulare. Ma non è una battuta, ma è un dato di fatto. Tomei ha anche un'età che c'ha un percorso dietro importante, ha fatto anche di vittorie, che gli permette di essere in quel modo lì. Martignago, ma come lo stesso magari Magnaghi, come qualche altro ragazzo, per dire Costa Ferrera, nonostante sia ancora relativamente giovane, già 10 anni fa a Teramo era un ragazzino, ma era un giocatore di personalità. Sì. Quello a volte ce l'hai già dentro. È anche vero che se non c'è un leader nel gruppo o non si crea un leader, perché comunque a volte il leader lo crea lo stesso spogliatoio, si torna al discorso di prima, ci deve essere un accerchiamento, diciamo così, da parte di chi sta intorno, quindi lo staff tecnico, della società. La pressione ci deve essere sempre in qualche modo. Oh, intanto Ania, sei la candidata principale a prendere il posto di Tedino, abbiamo capito, questa sera, perché se fossi il presidente del Teramo darebbe il tuo numero cellulare a Tedino e agli altri, così vi posso suggerire sostituzioni durante la partita. 5-5-5, andiamo. Noi saremmo contenti, non ti avremmo più qui perché chiaramente entreresti nelle rotazioni delle ospitate, però saremmo contenti per te. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, scherzi a parte, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo. Visto che abbiamo parlato di leadership, abbiamo parlato di persone che
in un certo contesto, spesso nei momenti complicati, devono o possono prendersi in carico anche in maniera spirituale la squadra. Ci ascoltiamo che cosa ha detto Tomei questo pomeriggio su un episodio particolare di domenica che riguarda, non ce ne voglia, proprio Martignano, ma in quel caso era perché era stato pericoloso dalle parti della porta del Catania. Lo ascoltiamo. La linea nostra sì, è molto vicina a me, e sicuramente non agevola una situazione personale, però ti dico, a me quello che mi fa più male sostanzialmente è che basterebbe avere, e l'ho detto anche ai miei compagni, questo lo sanno, basterebbe avere un po' più di cattiveria. A prescindere dalla, come hai detto tu, è una situazione tecnica, tattica che si vede, ok? Quindi, però queste situazioni qui magari le puoi tamponare, ok? Con un atteggiamento. E l'atteggiamento per me è fondamentale. E quando vedo sul colpo di testa di Martignago, che ha fatto un grande colpo di testa, il loro portiere deviare, che è stata la stessa identica deviazione che ho fatto io, il loro difensore, ma non perché, ma loro, i miei compagni lo sanno, cioè io sono molto, il loro difensore in scivolata con la voglia di non prendere gol, ma non che qui non ci sia, però è l'atteggiamento. Se noi con questo atteggiamento qua riusciamo a tamponare tante cose, e quindi di conseguenza è quello che a me fa rabbia, ribadisco, è quello che secondo me, dentro un po' di sangue, no? Dentro un po' di voglia, un po' di... Io sono stato abituato così, io negli anni sono stato abituato a lottare, a entrare dentro in quel ring e avere voler fare qualcosa di importante, ma penso anche ai miei compagni, però ognuno ha il proprio passato e ognuno si è fatto... è il carattere sicuramente, e quindi è questo quello che... probabilmente questo, magari se riusciamo in questo modo qui a cambiare una virgola di questo atteggiamento qui, magari è proprio la goccia che magari cerca di equilibrare magari determinate situazioni. Oh, qual è l'episodio in questione? Noi l'abbiamo selezionato, poi Andrea, te oggi c'eri, hai ascoltato Tomei dal vivo, voglio un tuo parere. L'episodio è questo, è un 38esimo colpo di testa di Martignago, para Furlan, Silvestri si getta quasi a corpo morto e allontana il pallone, che un po' ricalca quella che è stata poi la dinamica del gol preso dal Teramo nel finale. Oh, che effetto ti ha fatto ascoltare le parole di Tomei? Che è un giocatore di carisma, non è un giocatore uguale agli altri da questo punto di vista. Penso che ne abbiano parlato, penso che Tomei la sua voce l'abbia fatta sentire, proprio ricalcando come bisognerebbe comportarsi in certi momenti. Immagino, provo a contestualizzare, il Teramo ha da poco realizzato il gol che sblocca la partita, gol da palla inattiva, quindi un gol che hai faticato a trovare, l'hai trovato su un episodio, comunque sfruttando la qualità di Bombaggi. Lì poi devi fare di tutto, devi gettare il cuore oltre l'ostacolo per portare a casa la vittoria, e invece quella palla lì è stata difesa con paura. Hai permesso al Catania, su una palla inattiva, di colpire di testa quasi al limite dell'area piccola, e sulla respinta dentro l'area piccola un difensore del Catania è arrivato prima dei difendenti del Teramo, quando 4 minuti prima avevi sbloccato la situazione. Da un punto di vista caratteriale, da un punto di vista della concentrazione, della paura di vincere, qui non ci siamo. Ed è un messaggio, quello che lancia Tomei, che sintetizza probabilmente la buona parte del girone d'andata del Teramo, ma soprattutto questo mese e mezzo senza vittorie. Assolutamente, mentre perché ho letto anche questo messaggio, non diciamo però il Teramo ha affrontato le squadre migliori. Intanto non erano tutte le squadre migliori, perché in questa fascia di partite c'era anche il Picerno, c'era anche la Vibonese, ma una squadra come il Teramo comunque può
battere, tra virgolette, tranquillamente anche un Catania, soprattutto questo Catania, ma può battere anche la Ternana, ma può battere anche il Bari se il Teramo gioca in maniera diversa, intanto come atteggiamento. Eccolo il gol preso, che un po', Antonio, ricalca la dinamica. Ecco, secondo te qui ha ragione Tomei, nel senso c'è stata... era impossibile fare di più, o comunque in generale, al di là dell'episodio specifico, manca forse quel sangue che diceva proprio Tomei? Gli episodi magari sono simili, però anche se la palla poi è andata più verso Esposito rispetto al comitesto di Martignano, ma non è quello, le parole di Tomei hanno... In due minuti. Però, scusami Antonio, sì. Per i difensori del Teramo l'azione era finita al colpo di testa di Magnaghi che butta il pallone di lato. No, il no, primo il giocatore del Catania che colpisce di testa. Per molti giocatori del Teramo l'azione era già finita lì. Sì, okay, sul gol. La prima respinta. Ci hanno anticipato, è finita lì. Invece no, l'azione proseguiva perché c'è stata la parata di Tomei, ma il giocatore più pronto ad andare sulla palla è stato il difensore del Catania che ha segnato, e non Esposito, e non il difensore del Teramo o i difensori del Teramo, sì, che erano passivi. Cioè, qui tu dici no. In questo momento c'è il cross al colpo di testa del giocatore del Catania, se vedete i difensori del Teramo, ecco, sono tutti fermi, sì. I giocatori del Catania vanno verso la porta, i giocatori del Teramo sono fermi, non vanno verso la porta a proteggere. Ok, ci hanno tra virgolette fregato col primo colpo di testa, non c'è più scampo. Invece i giocatori del Catania sono andati ed Esposito l'ha messa dentro, lo abbiamo appena visto. Comunque, a parte l'episodio, Tomei in due minuti ha sintetizzato un'ora di nostra trasmissione. Sì, ti ripeto, come ha detto bene lui, ognuno ha il proprio passato, il proprio trascorso. Tomei, tra l'altro, mi sembra che ha fatto anche una carriera partendo abbastanza anche dal basso, quindi sa cosa vuol dire arrivare a certi livelli piano piano, grattando, come dico sempre io, no? Grattando. Certo. E questo ti dà la voglia, la fame sempre di stare attaccato, ma non tutti ce l'hanno. Ti ripeto, secondo me, adesso a prescindere da tutto, il Teramo è una squadra che può tranquillamente migliorare la classifica nel giro di ritorno, a prescindere dal mercato di gennaio. Perché anche ecco, così... però prima Antonio, un telespettatore ci ha scritto: ma se il Teramo malauguratamente dovesse trovarsi a lottare per salvarsi, noi ovviamente ci auguriamo di no, ma sarebbe in grado di farlo? Questo è l'interrogativo che ci arrivava da un telespettatore. Ma sai, quando una squadra parte per un determinato obiettivo, si ritrova a lottare per quello sotto, è sempre complicato. Ci sono passato anche da giocatore, perché non sei pronto, non sei proprio mentalmente, perché le squadre che lottano per salvarsi hanno un altro atteggiamento. È anche vero che il giro di ritorno è un altro campionato, totalmente diverso. Dalla fine di gennaio in poi ti puoi aspettare di tutto, perché entra nella testa dei giocatori una sana follia di cercare di fare risultato in qualsiasi modo. Però secondo me il Teramo è una squadra che è stata costruita bene, perché può giocare con tutti i moduli possibili, ha giocatori duttili tatticamente, ha giocatori di qualità in mezzo al campo, importanti, in attacco ha giocatori con caratteristiche fisiche, tecniche, tattiche diverse. Secondo me ci vuole solamente un attimino più di tranquillità, ma soprattutto nei giocatori loro devono trovare una loro consapevolezza, loro stessi, e questo lo possono fare soprattutto tra di loro. In questo quanto può, rapidissimamente, l'allenatore può incidere tanto, poco, mediamente? L'allenatore secondo me in questo caso, in questa situazione, può incidere tanto. Visto che siamo, Marco, 10 minuti alla chiusura della nostra trasmissione, visto che si è parlato anche di questo sciopero della Lega Pro, quanto manca di Matteo a questa squadra? Rapidamente, prima ci hanno scritto che forse lui è uno dei leader per esperienza, per passato, perché caratteriale secondo me un po' manca, sì, sicuramente manca, perché è un giocatore esperto e anche a livello goliardico mi sembra un giocatore che può far, sai, staccare un po' la spina quando è il momento e farla riattaccare quando invece c'è bisogno. Quindi secondo me è nel gruppetto dei leader, che poi io vado a cercare di individuare un leader soprattutto dalle interviste che rilasciano, sinceramente.
perché chi non si esprime con le solite banalità da manuale del calcio che magari danno da piccoli e poi studiano per cercare di ripeterlo, lì forse c'è qualcosa di diverso nel giocatore che effettivamente poi lo fa esprimere sia a parole sia sul campo in maniera differente. Quindi Tomei sicuramente lo è, Costa Ferreira sicuramente è un leader, mi piace come parla, non so se poi è un leader effettivamente, ma comunque secondo me è uno che si fa anche sentire, Florio, che sì. è un ragazzo che dice sempre cose è stato più giocatore a Lucca. È un giocatore che dice cose molto molto interessanti, vero? È un ragazzo intelligente. È un ragazzo molto intelligente. Parla poco, ma quando parla. Sì, si vede dai ragionamenti che fa. È un ragazzo molto intelligente, l'altro fa l'università se non sbaglio, se mi ricordo bene. Abbiamo parlato di defiscalizzazione, vediamo un po' una schermata riassuntiva, perché questa dovrebbe essere, l'IVA grava sulle casse dei club per circa 250.000 euro ogni anno, 15 milioni per 60 squadre che compongono la terza divisione. Domani ci sarà l'incontro tra Ghirelli e il ministro dell'economia Gualtieri per scongiurare lo stop. Comunque allo stato attuale Ghirelli ha detto che il 21 e 22 dicembre non si gioca. Oh, mi faccio ascoltare una cosa di Tomei, perché se quella che abbiamo sentito era interessante, sentite che cosa pensa Tomei dello sciopero paventato dalla Lega Pro. Io sono schierato, sarei un ipocrita a dire che sono schierato con le società, perché sarei falso, e io questo non lo sono, e voi mi avete imparato a conoscermi. E quindi di conseguenza io mi schiero con i miei compagni di squadra. Ecco, l'unica cosa è che scioperare per una cosa del genere è giusta, per quanto mi riguarda, però sarebbe stato molto molto più giusto scioperare anche quando bisognava togliere la regola degli over, perché avevamo dei colleghi e dei compagni, miei amici, a spasso con famiglia e figli a carico. Quindi di conseguenza a me fare sciopero per una situazione del genere, scioperiamo, ok, va bene, però bisognava farlo anche quando c'erano altri problemi che sicuramente erano molto più importanti di questo, che gente a casa che doveva portare a casa i soldi per mantenere la famiglia. Questo però è uno sciopero anomalo. Anomalo, sicuramente. Sicuramente, infatti io non siamo bravissimo, però quando si doveva fare anche per quella regola lì, noi eravamo noi che lo chiedevamo, però non avevamo avuto supporto. Non avevamo avuto supporto. Invece adesso, come hai detto tu, noi siamo costretti, ok? Noi ci schieriamo con i nostri presidenti, perché è normale, dobbiamo schierarci ed è giusto che sia così, sono i nostri datori di lavoro, guai a non schierarsi con i datori di lavoro. Però è giusto anche che va detto che quando c'era proprio il bisogno vero, che c'era gente che... I nostri datori di lavoro se ne fregavano. E quindi di conseguenza... Bravissima, e quindi di conseguenza è giusto farlo adesso per un motivo, ed era giusto, forse più giusto, farlo per un altro motivo prima. Oh, intervista, conferenza stampa interessantissima di Tomei. Antonio, prima di farti rispondere, peccato che non si possa riproporre anche nei prossimi giorni. Stavo dicendo anche oggi con il collega Gaetano Lombardino, servirebbe un Tomei oggi, un Tomei domani, un Tomei dopodomani. Allora, che cosa si riferisce Tomei quando dice c'è stato un tempo in cui noi chiedevamo una reazione forte e nessuno ci è stato dietro? A che cosa si riferisce? Vediamo la schermata. Nella stagione 2013-2014 eravamo in era Macalli, i contributi della legge Melandri, quelli sui diritti televisivi, ai club di Lega Pro furono elargiti secondo il parametro dell'età media, cioè premiando le squadre che schieravano una formazione sotto la media dei 24 anni. Dunque la nuova norma ebbe come conseguenza inevitabile quella di lasciare senza contratto decine di veterani della categoria, che ovviamente non servivano, non perché qualcuno li volesse lasciare a casa, ma chiaramente non servivano, compresi molti tra i 25 chiaramente e i 30 anni. Dal 2019, cioè da pochissimo, le cose sono cambiate, non ci sono più limitazioni d'età nella lista da presentare all'inizio del campionato, una stretta agli arrivi però dalle serie superiori, 6 calciatori tesserabili, anche se ai fini del calcolo del minutaggio si conteranno solo le prestazioni sportive di 4 per gara dalle due serie superiori, quindi 6 calciatori tesserabili dalle due serie superiori, ma non c'è più
questa regola dell'età media per cui vengono ripartiti i contributi. Da giocatore e da dirigente voglio la doppia risposta, Antonio. Oppure una sola? No, la mia è unica, che il regolamento che hanno fatto quest'anno ci hanno messo 6 anni per arrivarci, ma ci deve essere la meritocrazia, come c'era quando giocavo io, perché non è che io giocavo quando ero giovane perché c'era la regola di Andy, giocavo perché forse penso ero un po' più bravo di qualche vecchio. Stessa cosa adesso, se gli allenatori non sono stupidi, se Piacentini gioca è perché è più forte di Jacopo, di chi sta dietro, sì, che è più anziano di lui. Adesso fate sempre Piacentini perché per dire un... E l'altro è Santoro, cioè non è che Tedino lo fa giocare perché è giovane, lo fa giocare perché secondo lui in questo momento è più pronto, più forte, più bello, no? Sì. di quello più anziano. Quindi quello che si è arrivato quest'anno era la strada che si doveva percorrere già da qualche anno, ma purtroppo noi in Italia arriviamo sempre dopo, no? Sempre dopo. Finalmente la nuova governance, quella di Ghidelli, ovviamente con l'esperienza degli anni passati, si è arrivati a, secondo me, a un percorso giusto, dove si gioca per meriti, dove minutaggio mi sembra, anzi quest'anno il minutaggio si è alzato, sì, perché le squadre che vogliono spendere soldi. Intanto poi il messaggio di prima, rintracceremo Pordenone che Tedino poteva eliminare l'Inter dalla Coppa Italia, lo rintracciamo e sarà punito severamente. Tanto, qualche giorno fa era l'anniversario, il secondo anniversario. Ah, l'anniversario, scusami Antonio, ho questioni di fede. No, le squadre che vogliono spendere, giusto che possono spendere, il Bari, la Ternana, le squadre che vogliono fare con un determinato numero di giovani, fino a 4 lo fanno senza certo problemi. Quindi quello che ha detto Tomei, che è una cosa importantissima, i calciatori avrebbero dovuto far sciopero anche prima, quando c'erano quelle regole lì, però purtroppo siccome non tutti sono consapevoli del ruolo che rivestono. Bravissimo, hai trovato, guarda, la forma più elegante, perché io sarei andato un pochettino più pesante. Ok, quindi dici c'è scarsa consapevolezza anche del fatto di essere calciatore e di avere comunque... Non si rendono conto. Loro non si rendono conto il momento che stanno vivendo, perché sono in un contesto agiato, economicamente è una piazza importante, in rampa di lancio, e non si rendono conto di tante altre situazioni che sono in giro per l'Italia. Quindi purtroppo, anche se ci sono dei uomini, in questo caso sono gli uomini come Tomei nello spogliatoio, che te lo possono spiegare, però penso che Tomei faccia fatica a fare breccia nella testa dei suoi compagni di squadra. Oh ragazzi, rapidissimamente vi chiedo se avevate mai sentito un giocatore dire: beh, io non è che sarei proprio d'accordissimo, perché è una cosa che riguarda le società, quando riguarda noi sono stati tutti zitti, lo facciamo, ma di fatto perché sono i nostri datori di lavoro, i presidenti delle società, contenti loro, noi ci aggreghiamo, però quando è stato per noi nessuno ci è venuto dietro. In realtà il campionato è organizzato dalla Lega, è la Lega che ha indetto lo sciopero, quindi se diciamo così l'associazione che indice lo sciopero appunto è quella che organizza l'evento, è chiaro che non si gioca, insomma mi sembra evidente. Quindi in questo senso i giocatori sono costretti, perché se le partite organizzate poi non vengono disputate, è chiaro che loro non scendono in campo, e da quel punto di vista invece nella situazione precedente i giocatori avrebbero voluto lo sciopero comunque manifestare per difendere dei loro diritti, che però non erano gli stessi di chi organizza le partite. Quindi insomma, chiara situazione, no? Dalla parte essere lavoratore dipendente, dall'altra parte essere tra virgolette datore di lavoro e facenti parte dell'associazione dei datori di lavoro, perché certo, poi la Lega mette insieme le società e quindi i club e i presidenti. No, sarebbe anche da cogliere l'occasione per spiegare ai giocatori cosa vuol dire defiscalizzazione, perché non sanno neanche che loro, se guadagnano 10 euro netti, sono 20 come costo aziendale, sì, cioè, peraltro loro vedono il bonifico e basta, vedono 10, non ci pensano, capito? Che invece c'è dietro una situazione importante per una società, e se una società può risparmiare vuol dire che può poi investire
nel settore giovanile. Sì, lì si parla ovviamente di un risparmio finalizzato a impianti e certo, al settore giovanile. Che poi 250.000 euro è stato, direi, sto basso, perché se una squadra spende 1 milione di euro lordi sono 330.000 euro. Sì, sì. Perché il 33%, quindi è un po' più alto. Assolutamente. Visto che siamo in chiusura, Aya, non ti ho fatto la domanda delle domande, intanto non è arrivata, ma tra un po' arriva, sarebbe arrivata comunque, te la faccio io. Ho sentito ieri un passaggio di un'intervista, peraltro li cito i colleghi di Super J, proprio a Franco Iachini, che ha detto: io sul mercato ci posso anche tornare, però Tedino mi deve spiegare giocatore per giocatore, cioè gli investimenti saranno fatti solo se, tra virgolette, la metto così alla buona, solo se mi convince che la richiesta sia giusta, altrimenti mica sta scritto da nessuna parte. Beh, non è un ragionamento fuori luogo. No! Sì, direi che è un ragionamento ponderato, ecco, perché non è il ragionamento, secondo me, di una persona che fino a questo momento non si è risparmiata dal punto di vista economico, e quindi di conseguenza, se bisogna ulteriormente fare degli sforzi, ci vogliono delle motivazioni. Più che altro, perché quello che mi è stato detto in estate che poteva andare bene adesso non va bene più e quindi devo andare a rinforzare? Quindi è chiaro che bisognerà motivarlo, come dice il presidente, qualcosa sicuramente si farà perché delle motivazioni si troveranno, però credo che per intervenire sarà necessario anche qualche addio, ecco, che poi non è così automatico quando ci sono dei contratti biennali o triennali, non sono così semplici e non si può pensare che magari un giocatore trovi subito una sistemazione, perché tra l'altro anche con lo stesso compenso, perché è oggettivamente complicato. Secondo me si valuterà anche, non so, la formula del prestito per qualcuno, ecco, per chi rientrerà in questa valutazione, che poi sono i nomi che ormai circolano, che sono anche abbastanza palesi, ovvero ci sono delle valutazioni in corso sia su Cianci sia su Martignago. L'ASIC è un altro tipo di situazione, perché comunque ha avuto diversi contrattempi fisici, quindi è anche una situazione un po' particolare, viene da un paio d'anni di infortunio, quindi ha una valutazione diversa per un'eventuale separazione, ecco, quindi forse più Cianci e Martignago si stanno valutando per quanto fatto fino a questo momento. Quindi sì, ci saranno degli, secondo me qualcosa si farà, sicuramente si farà il terzino sinistro. Vabbè, quella sì, quella è una necessità conclamata. Perché purtroppo Di Matteo non è a disposizione, quindi di conseguenza Tentardini, pover'uomo, va dato comunque un'alternativa. E per quanto riguarda l'attaccante, secondo me anche qualcosa si farà, bisognerà vedere però appunto chi uscirà. Oh, intanto il premio della serata al messaggio di prima, che consiglio spassionato, registrare in modalità silenziosa la Champions del mercoledì o del martedì di una squadra nerazzurra e poi metterla sotto il video dell'Europa. Quante volte è più difficile fare mercato in uscita che in entrata, Antonio? In uscita è complicato. In uscita è complicato perché... perché devi trovare la situazione ideale al giocatore che magari non è stato utilizzato abbastanza, che è scontento, però anche se è scontento vuole andare magari in una piazza particolare, non è semplice, poi dura, cioè parte il 2 di gennaio, però quasi sempre si decide nell'ultima settimana. È un mese molto complicato, poi c'è anche la parte economica, che magari a volte, ecco, come in questo caso il Teramo, deve, come diceva Ania, darlo, se c'è il contatto, darlo in prestito o anche aiutare con un incentivo all'esodo a livello economico. Certo. Perché se lei è un giocatore del Teramo, ne so, adesso faccio l'esempio, Ardieti arrende, sempre si accetta. Lo devi anche aiutare economicamente. Certo. Visto che siamo in chiusura, non facciamo vedere il prossimo turno perché tanto è ancora su Biudice, però vediamo alcune immagini della tua esperienza a Teramo. L'abbiamo introdotta. Te la ricordi questa partita? Recanatese Teramo 3-1.
Purtroppo sì. Mi ricordo sempre che me lo ricordo. Potresti chiedere il 5 marzo anche, pensa te. Probabile, ci siamo. Perché, sì, fu, sì. Perché fu il giorno... Che, cioè, che e non il 5 maggio. 5 marzo. No, l'8 maggio, l'8 maggio, non è l'8 maggio? No, il 5 maggio. No, mi ricordo perché era un turno festivale dove a fine partita purtroppo il presidente Campitelli decise di esonerare Cifaldi andando a prendere di testa sua a Mazzalorso, dove fece 5 partite. Se non sbaglio, se mi ricordo bene, 3 sconfitte e 2 pareggi. Sì, 2 punti. Ecco, per poi tornare indietro sui passi e riprendere Cifaldi, con cui, se mi ricordo sempre bene, mi sembra che facemmo 7 partite, 6 vittorie. Si arrivò 6 vittorie e un pareggio e arrivammo a punti a Sant'Arcangelo. Si arrivò alla partita con Rimini di playoff. Eccola sì. Qua. Anche questa, insomma, fu la finale, giusto? Fu la finale, sì, sì. Eliminasse prima, se non erro, la Jesina in semifinale. Sì, bravissimo, bravissimo. Con un gol di Borrelli, se non erro, questo Gambino. Era... Gambino. No, lui. No, questo sì, questo era Giuseppe Gambino. Ecco che... Ma mi pare segno anche con la Jesina, mi pare. Ti posso dire che questa è stata la mia esperienza... E rigore di Olcese, vogliamo parlare, vabbè. Altri tempi, dimmi. Scusami. Sto dicendo, è stata fino adesso il rammarico più grande che ho da direttore sportivo, perché era il primo anno che facevo il direttore, io venivo da Sassuolo come osservatore, e secondo me era un campionato che avremmo meritato di vincere fino al 5 marzo. Sì. Fino intanto marzo. Mi segnala un tifoso attentissimo, eccoti qua. Eri più giovane leggermente. Mi segnala giustamente anche più magro un tifoso da casa contro la Jesina, Gambino su assist di Borrelli. Confermano, sì, sì. Quindi io non posso era una buona squadra. Sì, era una buona squadra. E però l'ultima curiosità, visto che tanto abbiamo sforato Maurizio, c'era Frulla in quella Jesina. Sì, sì, c'era Frulla. Come arrivò Costa Ferreira a Teramo? Io ero l'anno prima ero osservatore del Sassuolo per il centro sud, quindi conoscevo molto bene la primavera del Sassuolo. Quindi era un ragazzo che avevo visto giocare svariate volte. Però sinceramente, vabbè, l'allora direttore era, se mi ricordo bene, Giovanni Rossi, adesso è ritornato. E gli dissi: guarda, era in primavera inoltrata, che c'era la possibilità che forse potessi andare a fare direttore sportivo a Teramo. Gli avevo chiesto se c'era la possibilità di prendere Costa Ferreira, e lui mi dice: guarda, se rimango io non c'è problema, ma anche se dovessi andare via. E lui andò via, perché mi sembra che andò alla Juve, se mi ricordo bene, e arrivò Nereo Bonato come direttore. Ma anche se dovessi andare via, lascerò detto, insomma, stai tranquillo, perché comunque Giovanni Rossi abbiamo giocato insieme a Messina. Fu di parola, e anche con il direttore che arrivò nuovo, mi sembra Bonato, non ci fu problema. Prendo. Poi ragazzo, inizialmente, perché non arrivò subito, arrivò a luglio inoltrato, sì. E anche lui inizialmente si aspettava magari di andare già in Serie C, perché tutti quelli che escono dalla primavera pensano che la Serie D sia un campionato di basso livello. Alla fine lui si convinse, venne, e penso che fece un campionato importante, perché se mi ricordo bene fece 5-6 gol, forse 6-7-8 assist, non mi ricordo. Ed ebbe anche un infortunio importante al ginocchio metà anno. Lo prendesi come esterno? Sì, sì, io l'ho preso come esterno. Infatti lui giocava come esterno trequartista, perché lui faceva anche trequartista. Tra l'altro è uno di quei pochi giocatori che hanno una qualità tecnica incredibile, perché Pedro calcia indifferentemente a destra e a sinistra. Sì. È un giocatore che poi ha... ha una gamba importante, c'ha strappo. Io lo chiamo centrocampista moderno, perché secondo me può far tutto. Certo. Lui l'anno scorso a Lecce ha giocato non so quante partite, no, a Lecce, scusa, a Trapani ha fatto terzino destro, sì, svariati mesi, ma alla quadrato, con tutte le proporzioni, ma facendo bene, perché si torna al discorso anche di prima, è anche un ragazzo intelligente. Certo. Quindi va bene, vedremo un po' se il 2020 gli riserverà magari ancora più soddisfazioni. Peraltro qualche settimana fa
tramite uno, tra virgolette, una cosa ironica che ha fatto il profilo della Teramo Calcio, avevamo paragonato CR7 a CF7. Portoghese e portoghese, le iniziali sono quasi le stesse, certo. Il numero è lo stesso, vedremo se magari si avvicinerà. Chiaramente Ronaldo è inarrivabile. Va bene, comunque anche grazie per questo excursus San Antonio Benio, grazie a voi, per essere stato con noi. In bocca al lupo, grazie a Davide Cantagalli e Andrea Costantini, ciao ragazzi. Grazie a Maurizio Daguin, regia che è furente per il ritardo che ho fatto. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Ci vediamo settimana prossima, vigilia di Natale, 24 dicembre alle 21 su TV6, canale 14, Digitale Terrestre. Buonanotte.